Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del TG6, il nostro telegiornale che si apre parlando di cronaca. Siamo ovviamente a Pescara perché si continua a lavorare per dare un movente al tragico episodio di lunedì sera quando un uomo armato di pistola ha sparato a Walter Albi e Luca Cavallito. Nuovi dettagli potrebbero venire fuori dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Vediamo il servizio curato per noi da Stefano Recanati. 22 secondi, tanto è bastato al killer per mettere a segno quello che, con il passare delle ore, sembra prendere sempre più le sembianze di un regolamento di conti. A raccontare gli attimi di terrore sono le telecamere di videosorveglianza del bar del parco, luogo dove si è consumato il dramma e che ora sono al vaglio degli inquirenti. Il killer, con ogni probabilità proveniente da fuori regione, ma che conosce bene la zona, arriva in moto, capo coperto da un casco integrale nero, giacca a maniche lunghe e uno zaino sul petto, sotto cui nasconde la pistola. I primi colpi attraverso le piante che delimitano il dehors. Entra e avvicina la pistola al volto di Albi e spara sulla bocca, poi è la volta di Cavallito. Afferra i cellulari dalle mani del ferito e dal tavolo, prende un mazzo di chiavi per poi dileguarsi nel nulla. Albi, architetto di Francavilla, non ce la fa, muore quasi sul colpo. Cavallito invece viene trasportato in condizioni critiche in ospedale e sottoposto ad un lunghissimo intervento chirurgico. Secondo l'ultimo bollettino medico, le sue condizioni sono lievemente migliorate, ma resta in sedazione farmacologica in attesa di un nuovo intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile conficcato nella testa dell'omero. Perché portare via i telefoni? Forse lì sopra dovrebbero esserci delle tracce, delle conversazioni, se queste però sono arrivate al di fuori di WhatsApp. E poi perché sul tavolo vi erano una decina di pizzette? Forse le vittime aspettavano qualcuno? Forse lo stesso killer che ha teso loro una trappola e che fa pensare ad un delitto in perfetto stile mafioso, studiato nei minimi dettagli? Ne sono convinti gli inquirenti della squadra mobile che nella mattinata di ieri hanno perquisito le abitazioni e il procuratore capo Giuseppe Bellelli e il PM Andrea Di Giovanni al lavoro per capire cosa potesse legare i due, nonostante il divario di età e dalle vite apparentemente opposte. Sullo sfondo restano comunque le questioni legate alla droga e che avevano visto coinvolto 10 anni fa Cavallito. E noi siamo a Chieti, inizia il risanamento del comune teatino e di 57 milioni e mezzo di euro, il saldo positivo in controtendenza rispetto ad altri anni, lo dice il rendiconto stilato dal commissario Filippo Rosa. Vediamo il servizio di Selenia Secondi. In netto anticipo rispetto ai tempi previsti è stato presentato il rendiconto finanziario del Comune di Chieti per l'esercizio 2021 che il commissario ad acta ha presentato in sostituzione della Giunta. I risultati del rendiconto presentato dal commissario Filippo Rosa, incaricato dal prefetto di Chieti, parlano di un saldo di 57,5 milioni di euro. Dunque il primo passo per il risanamento dell'ente è stato compiuto. Commissario, per la prima volta il bilancio del Comune di Chieti chiude in positivo dunque? Sì, da quello che ho visto io, insomma, i risultati del rendiconto che portiamo in approvazione al Consiglio è migliorativo rispetto agli anni precedenti. Da una parte perché mi sembra, non ricordo che negli ultimi anni il Comune abbia mai chiuso un rendiconto con un saldo di cassa positivo, e quest'anno c'è un saldo di cassa positivo di oltre 1 milione. E poi un risultato di amministrazione, cioè la cassa più la gestione dei crediti e dei debiti, che porta il risultato a 57 milioni. Quindi un risultato ampiamente positivo che ha consentito il rispetto del piano di risanamento che, come sapete, è stato proposto al Ministero ed è ancora in sede istruttoria, perché normalmente i piani di risanamento degli enti vengono approvati in un arco temporale che impiega più o meno 1 anno e mezzo, per cui il raggiungimento di questo primo step è fondamentale per andare verso un discorso di risanamento dell'ente. Tanto per chiarire anche ai telespettatori, quali saranno adesso gli step successivi? Dunque, il documento è stato restituito all'amministrazione, bisognerà acquisire il parere dei revisori, quindi con i termini che prevede il regolamento di contabilità, e successivamente mettere a disposizione il fascicolo completo del parere ai consiglieri comunali. E anche in questo caso ci sono 20 giorni che prevede il regolamento di contabilità per il parere dei revisori, altri 20 giorni per la disponibilità ai consiglieri dei documenti. C'è da dire che però
l'indebitamento del Comune sarà sanato anche in base alla sorte che avrà Teate Servizi. Beh, sì, è evidente che il Comune di Chieti ha esternalizzato, ha affidato alla Teate Servizi la gestione della riscossione delle entrate, diciamo, correnti, gran parte delle entrate correnti. È evidente che se si recupera efficienza nell'incasso di queste somme, automaticamente l'amministrazione subirà dei benefici anche in termini di riequilibrio prospettico della gestione. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, ora parliamo di turismo e di trasporti perché i numeri dell'aeroporto d'Abruzzo sono pre-Covid, numeri da record per lo scalo aeroportuale della nostra regione, come conferma ai nostri microfoni il presidente della Saga, Vittorio Catone. Presidente Catone, è il caso di dire che l'aeroporto d'Abruzzo torna all'antico con numeri pre-Covid, un'estate che sta andando a gonfie vele. Beh, in questo momento i numeri riscontrano dati incredibilmente positivi, miglioriamo di buone percentuali i dati del 2019, anno maximum di Abruzzo Airport pre-pandemia, siamo a metà stagione, abbiamo agosto alle porte e dobbiamo mantenere i piedi per terra e i servizi al massimo, ma in questo momento ci possiamo definire molto, molto, molto contenti. I numeri in teoria sono importanti, vediamo tutto il lato positivo svolto finora, soprattutto per quello che è avvenuto in tutta Europa dovuto agli scioperi e alle grandi difficoltà che hanno avuto diversi scali internazionali. Noi ad oggi abbiamo registrato sì alcuni disagi e ce ne scusiamo anche con i passeggeri dovuti ai ritardi, specie nel mese di giugno, ma riscontriamo anche solo 4 cancellazioni nei 4 mesi di summer 2023. Quali sono state, se lo possiamo già dire oggi, le destinazioni che hanno avuto i maggiori numeri, i maggiori transiti? Ma devo essere sincero, nelle 19 destinazioni di Abruzzo Airport quasi tutte sono andate molto molto bene, che hanno avuto delle performance migliori rispetto alle annualità precedenti, per cui anche il planning individuato dalla nostra infrastruttura si è dimostrato molto molto vincente. State anche pensando, per chiudere Presidente, all'autunno, all'inverno, alla fine del 2022? Sì, in questo momento ad agosto di norma le infrastrutture aeroportuali, le società di gestione programmano sia la stagione winter che addirittura la summer 2023, noi abbiamo contatti costanti con i principali vettori low cost, un accordo rafforzato con ITA perché tutt'oggi vantiamo due frequenze quotidiane con Milano Linate che ci consentono attraverso questo link di raggiungere oltre 10 destinazioni in tutta Europa in meno di 4 ore da Pescara per appunto 10 destinazioni europee, per cui in questo momento siamo al lavoro e saremo al lavoro per tutto agosto per far sì che il trend positivo non svanisca già da novembre 2023. Noi parliamo ancora di infrastrutture, di trasporti in particolare, perché l'assemblea di soci di Tua S.p.A., società unica di trasporto abruzzese, il cui unico socio è la Regione Abruzzo, ha approvato questa mattina il bilancio e ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Esprimo piena soddisfazione per il lavoro svolto dal CDA di Tua in questo triennio alla luce dei risultati raggiunti e del consolidamento dell'azienda, al presidente uscente Gianfranco Giuliante, al consigliere Guido Cerolini Forlini, dice il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, va il mio personale ringraziamento per il lavoro che hanno saputo svolgere in questo periodo. L'augurio di buon lavoro lo rivolgo invece a Gabriele De Angelis e a Pasquale Di Nardo che entrano nel nuovo CDA in loro sostituzione, con la certezza che sapranno insieme alla Regione portare avanti quelle politiche aziendali fino ad oggi condotte che hanno dimostrato di essere efficaci risanando e consolidando l'azienda di trasporto pubblico locale, favorendone il suo rilancio. Sono stati riconfermati nell'incarico i restanti componenti dell'uscente CDA, il vicepresidente Antonio Prospero e i consiglieri Annalisa Bucci e Barbara Petrella. Andiamo ancora avanti con il nostro telegiornale. Era attesa la super perizia riguardante la tragedia di Rigopiano avvenuta nel gennaio del 2017. Ieri i periti nominati dal GUP Gianluca Sarandrea hanno depositato il fascicolo di 390 pagine che ora sarà studiato dagli avvocati. Per ottobre è calendarizzata la discussione. Vediamo.
Quanto abbia contribuito il terremoto sul processo di innesco della valanga che causò il crollo dell'hotel Rigopiano di Farindola il 18 gennaio 2017 non può essere quantificato, ma allo stesso tempo è impossibile da escludere. Dunque la superperizia realizzata dal pool di esperti del Politecnico di Milano su incarico del GUP Gianluca Sarandrea non scioglie il nodo riguardante il nesso di causalità tra terremoto e valanga, punto nevralgico su cui fanno forza difese in un modo e parti civili nell'altro. In sostanza, le 390 pagine redatte dai consulenti Daniele Bocchiola, Giovanni Menduni, Claudio Di Prisco e Marco Di Prisco lasciano la porta aperta a qualunque possibilità. Per quanto attiene alla valanga, scrivono i professori del Politecnico, l'accumulo di neve e la presenza in ampie zone di uno strato debole ha certamente determinato l'innesco della valanga. Ciò nonostante, ancora una volta, non è possibile escludere a priori che anche il sisma abbia giocato il proprio ruolo. Gli esperti passano poi al capitolo crollo, definendolo prevedibile in astratto, poiché se la carta di localizzazione dei pericoli da valanga fosse stata disponibile prima del disastro e se a seguito della sua emissione fosse stato redatto il piano zone esposte a valanghe, si sarebbe individuata un'area di espandimento comprendente quella dell'hotel Rigopiano. La perizia passa al setaccio anche le scelte dei vari enti in quelle ore di caos totale e parla di carenze organizzative. Se la turbina Unimog la turbina dell'ANAS fossero state messe a disposizione per la pulizia della strada provinciale 8, questa sarebbe stata percorribile e la valanga avrebbe solo distrutto un edificio. Con riferimento poi alla tempestività dei soccorsi, la perizia implicitamente dice che era possibile far intervenire gli elicotteri Cesar e che ciò avrebbe potuto salvare altre vite. Ora la palla passa agli avvocati, che approfondiranno i temi per poi passare alla discussione prevista per i giorni 26, 27 e 28 ottobre. E parliamo ora di sanità. Le risorse per finanziare la medicina territoriale e le unità complesse di cure primarie erano state stanziate dall'allora assessore alla sanità Paolucci, ma sono state destinate ad altro dalla giunta successiva. Il sindaco di Chieti ribadisce la necessità dei distretti sanitari fondamentali per snellire il lavoro degli ospedali e a Chieti e risponde alle minoranze. Vediamo. Sindaco, le minoranze lamentano una sua disattenzione nei confronti delle UCCP, le unità di primarie, di intervento primario. E diversa invece la sua posizione, perché in realtà lei se ne occupa? Beh, guardi, è una insinuazione assolutamente, veramente incredibile e irricevibile quella dell'opposizione. Io sto parlando di UCCP, che è acronimo di Unità Complesse di Cure Primarie, esattamente da 12 anni, dal 2010, dopo che nel 2009, nel penultimo rinnovo dell'accordo nazionale per i medici di medicina generale, si era parlato per la prima volta appunto di queste strutture, di questi organismi caratterizzati da un insieme di ambulatori, di medici di medicina generale, di medici specialisti e di infermieri di comunità aperti 12 ore al giorno, il cui scopo era e sarà quello di offrire una migliore qualità professionale ai cittadini e soprattutto cercare di diminuire i codici bianchi e verdi ai pronto soccorso. Questo significherebbe, tra l'altro, significa in termini pratici, una maggiore vicinanza al bisogno? Assolutamente, una maggiore vicinanza, una maggiore usufruibilità da parte dei cittadini dei servizi di primo intervento medico territoriale, proprio come dicevo poc'anzi, per diminuire l'afflusso a volte ingiustificato ai pronto soccorso. L'ex assessore alla sanità Silvio Paolucci fece arrivare 8 milioni di euro a Chieti per la istituzione di queste UCCP, si fecero i lavori di strutturazione dei locali, dopodiché sopravvenne il nuovo governo regionale e i soldi che sarebbero serviti per costruire la parte professionale medica sono praticamente andati a colmare qualche altro buco e quindi non sono state più utilizzate.
Cambiamo pagina, parliamo di ambiente perché resi noti questa mattina a Pescara, al porto turistico, i dati di Goletta Verde sulla qualità delle acque dei mari e dei fiumi abruzzesi. 4 punti campionati proprio da Goletta Verde sono risultati oltre i limiti di legge. Presentati oggi i risultati delle analisi dei campioni d'acqua prelevati dai volontari di Goletta Verde sulle coste della nostra regione. 8 punti campionati lungo le coste abruzzesi, 2 nella provincia di Teramo, 2 in quella di Pescara e 4 in quella di Chieti. 3 prelievi sono stati eseguiti alle foci di fiumi e 5 sono stati prelevati a mare. 4 in tutto i punti oltre i limiti di legge, secondo il giudizio di Goletta Verde, come spiega ai nostri microfoni il presidente regionale Giuseppe Di Marco. Quest'anno di fatto confermiamo il trend dello scorso anno, abbiamo 4 punti che sforano e 4 punti che sono entro i limiti. Il quadro è sostanzialmente lo stesso da un punto di vista numerico, abbiamo però variato dei punti, quindi questa distribuzione è diversa rispetto a quella dello scorso anno. Sostanzialmente questo dato che ci dice? Che siamo ancora in una fase di stallo, dobbiamo accelerare sul tema della depurazione, ma soprattutto il dato che emerge è che le criticità più forti vengono mantenute all'interno dei fiumi. Quindi ci auspichiamo che anche la politica messa in campo dalla regione sui contratti di fiumi inizi a dare i suoi frutti. Alla conferenza stampa di Goletta Verde ha partecipato anche il vicepresidente della regione Emanuele Imprudente. Per quanto riguarda la regione sono costantemente monitorate grazie al grande lavoro che fa Arta con competenza e professionalità e che evidenziano il fatto che c'è un mare che è un mare pulito, è un mare che stiamo ricevendo diverse bandiere blu, insomma negli ultimi anni è un crescendo segno che c'è una pulizia delle nostre acque importante. Si sta facendo un lavoro importante, insomma, in questi anni, soprattutto a Monde, con una serie di interventi, molto ancora deve essere fatto sul sistema depurativo, ma noi ecco anche a ridosso dei fiumi stiamo facendo un lavoro di grande programmazione con i contratti di fiume. Il direttore generale dell'Arta, Maurizio Dionisio, ha però parlato di acque in buona salute per la nostra regione, rispondendo anche ad alcuni articoli di stampa di testate nazionali. Il nostro mare in ottima salute, e anche se ci sono pubblicazioni in giornali nazionali che dicono il contrario, riteniamo che quei dati non siano condivisibili. Goletta Verde è preziosa nel suo lavoro, le metodiche, i punti di prelievo sono diversi da quelli che effettua Arta Abruzzo, loro effettuano una giornata di campionamento, noi le effettuiamo su 5 mesi, ma purtuttavia io dico che 4 occhi guardano senz'altro meglio di 2, quindi prendiamo atto anche del loro lavoro. Possiamo dire che sostanzialmente comunque la situazione è migliore rispetto agli anni scorsi. Lo affermo con assoluta perentorietà, certo. E l'Abruzzo è la regione ultima in classifica sulla qualità delle acque di balneazione italiana. E questa è la fotografia che emerge dall'analisi dei dati del quadriennio 2018-2021 che hanno portato a stilare una graduatoria che ci vede come fanalino di coda a livello nazionale. Lo dichiara la consigliera regionale Sara Marcozzi, che spiega, tra le ragioni con sbocco sul mare, l'Abruzzo è quella ad avere la più bassa percentuale di eccellenze, ferma al 71,9% e la più alta nel dato di qualità scarsa, che raggiunge addirittura l'8,3%, quando la seconda con il peggior risultato, la Campania, è ferma al 4%. Le bandiere blu in crescita in Abruzzo non bastano quindi a dare garanzie. Questo riconoscimento infatti vede nella qualità dell'acqua solamente una delle categorie che influiscono sul premio finale. I numeri che invece evidenzia il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente devono far riflettere da qui ai prossimi anni, e chiederò presto alla Giunta cosa abbia intenzione di fare per non lasciare la nostra regione in fondo a questa classifica, così conclude la consigliera regionale Sara Marcozzi. Andiamo avanti con il nostro telegiornale e apriamo la pagina dello sport. Nulla da fare, il TAR del Lazio ha respinto il ricorso del Teramo Calcio, che saluta così la Serie C, e adesso il sindaco del capoluogo abruzzese Gianguido D'Alberto dovrà mettere in piedi un bando per provare l'iscrizione in Serie D. In sovrannumero il servizio di Jacopo Forcella.
Fine della corsa. Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso del Teramo e il Diavolo dunque non giocherà il prossimo campionato di Lega Pro. La sentenza è avversa in toto, ossia non è stata accolta nemmeno la richiesta subordinata a quella che voleva il Diavolo iscritto al torneo di Serie D. Svincolo dei giocatori pressoché immediato e un futuro a questo punto tutto da disegnare, e non sarà affatto semplice. Perché che la decisione fosse nell'aria lo si era capito già ieri in tarda serata, ma nessuno voleva probabilmente rassegnarsi a quello che è sempre sembrato un destino segnato. Troppe le criticità, è impossibile pensare di ribaltarle solo dinanzi alla giustizia amministrativa dopo i pareri molto duri degli organi di giustizia sportiva. I profili di censura attinenti, si legge nel dispositivo, al mancato tempestivo ripianamento della carenza finanziaria della società ricorrente non appaiono fondati. Nel caso di specie gli elementi fattuali addotti non consentono di configurare la sussistenza di una causa di forza maggiore, rilevanti ai fini che qui interessano, trattandosi di vicende che da un lato sono attinenti al socio di maggioranza della società e come tali non estranee alla medesima, e dall'altro non comportavano l'impossibilità assoluta di un tempestivo assolvimento delle relative prescrizioni del manuale delle licenze. Inoltre non può essere accolta la pretesa di ammissione della ricorrente al campionato di Serie D, previa declaratoria di illegittimità dell'articolo 52,10 delle NOIF per carenza di attualità dell'interesse della parte sul punto, non essendo neppure stata avviata la relativa procedura. Insomma, una sconfitta su tutti i fronti, col primo cittadino Gianguido D'Alberto che, dopo aver appreso con rammarico la decisione del TAR, si è immediatamente attivato per governare, per quanto di sua competenza, l'intero processo e garantire continuità al calcio teramano. Inoltre il sindaco annuncia come la giornata di oggi sarà dedicata a valutare gli effetti della sentenza, a confrontarsi con i legali della società e intensificare l'interlocuzione con la Federcalcio per proseguire sul percorso già avviato nelle scorse settimane con la lettera inviata allo stesso presidente Gravina per garantire l'iscrizione in sovrannumero della Teramo Calcio in Serie D. Una sconfitta bruciante però per la città, che perde il professionismo dopo un decennio, lo fa nella maniera peggiore possibile, lottando senza avere troppe speranze. D'altronde la sospensiva di qualche giorno fa aveva illuso in pochi quelli che credevano ad un approccio differente da parte della giustizia amministrativa, dimenticando che la ragione di quell'accoglimento era determinato soltanto dalla volontà di non pregiudicare una situazione pendente. Ora che la decisione invece è presa, ripartire in qualche modo, oltre che una necessità, diventa un obbligo morale, prima che calcistico. Da quale serie? A questo punto la parola passa al sindaco D'Alberto e alla Federcalcio. E noi ora parliamo di calcio giocato, parliamo del Pescara, amichevole alle 18 di questa sera per i biancazzurri a Pianella contro la locale formazione che milita nel torneo regionale di promozione. Test per i biancazzurri che domenica prossima invece saranno impegnati nel triangolare del Mariani Pavone con Pineto e Spoltore. Nel mezzo, venerdì, i biancazzurri conosceranno il loro cammino in campionato, perché ci sarà la presentazione dei nuovi calendari di Serie C alle 12 presso il Salone d'Onore del CONI al Foro Italico di Roma. Ma in casa Pescara c'è attesa anche per capire in quale raggruppamento finirà, con il consiglio direttivo che tra poche ore formerà i tre gironi della terza divisione nazionale. Con i ricorsi respinti di Teramo e anche Campobasso, possibile che il Pescara possa finire nel raggruppamento C, il girone meridionale. Sul fronte mercato, intanto, accordo raggiunto con la Sampdoria per la cessione del 17enne attaccante esterno Marco Delle Monache al club blucerchiato, con il talento biancazzurro che però rimarrebbe comunque in prestito a Pescara per la prossima stagione. A centrocampo invece si lavora per Aloy, che pare vicino anche se manca ancora la fumata bianca, mentre è ufficiale da poche ore la cessione di Paolo Frascatore alla Turris. L'esterno mancino passa così ai campani a titolo definitivo e si trasferisce in terra campana e potrebbe ritrovare presto il Pescara da avversario se i biancazzurri finiranno nel girone C.
questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che l'informazione della nostra rete si aggiorna alle 19 e alle 23. Grazie per il momento per averci seguito e dalla nostra redazione l'augurio di un buon proseguimento di giornata.